Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi buon Natale senza darvi disturbo. Io invece vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l'idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l'ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi allora, miei cari fratelli. Gesù, che nasce per amore, vede alla nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali, e vi concede di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. Dio, che diventa uomo, vi faccio sentire devermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate. Maria, che trova solo nello sterco degli animali, dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l'inceneritore di una clinica, diventi una tomba senza croce di una vita soppressa. Gesù, che nella fronte di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri genoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corticircuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro. Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolente tranquillità, incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con l'aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli ultimi, si condannano popoli allo sterminio della fame. I poveri che corrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell'oscurità e la città dorme nell'indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere una gran luce, dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle delle genti sono tranquillanti e inutili. I pastori che vegliano nella notte, facendo la guardia al gregge e scrutano l'aurora, vidiano il senso della storia, l'ebbrezza delle attese, il glaudio dell'abbandono in Dio, e vi ispirano il desiderio profondo di vivere poveri, che è poi l'unico modo per morire ricchi. Buon Natale, sul nostro vecchio mondo che muore nasce la speranza. Tonino Bello. Vai Teresa!